Buongiorno telespettatori di Le Fonti TV e bentrovati con questa seconda puntata dedicata a Legal Corner, pillole su Malta in collaborazione con BOV Fund Services. Come potete vedere alle mie spalle, oggi parleremo nuovamente di alcuni dei fattori chiave di attrattività di Malta e di un altro strumento e veicolo di investimento, ovvero i Professional Investor Funds, o altrimenti detti PIF. Ma riepiloghiamo un po' quelli che sono i fattori chiave appunto di attrattività maltesi, come potete vedere qui alle mie spalle. Un regolatore unico con un approccio pro business, costi competitivi, una snellezza procedurale, un sistema normativo robusto e flessibile, un regime fiscale favorevole, spirito di innovazione, una forza lavoro altamente qualificata, una posizione geografica strategica e stabilità politica ed economica. Ma veniamo al protagonista di questa puntata, ovvero i Professional Investor Fund. Come potete vedere anche qui, si tratta di uno strumento adattabile ad ogni strategia di investimento, dal global macro al short equity, al private equity, fino al fixed income arbitrage e al forex. Una soluzione ideale per fondi startup, non richiede service providers locali ed è regolato dal Malta Financial Services Authority. Ma dopo queste pillole introduttive, non mi resta che lasciare la parola a colei che fa un po' da madrina a queste puntate, ovvero Rebecca Xuereb di BOV Fund Services, Manager Business Development. Buongiorno Rebecca. Buongiorno Alessia. Cosa ci puoi dire a proposito dei PIF? L'industria dei fondi comuni di investimento ha sempre guardato a giurisdizioni tradizionali e di fama riconosciuta, però nell'ultimo decennio anche Malta ha saputo inserirsi tra le opzioni di scelta, delle società di gestione italiane ed anche internazionali. La strutturazione di un fondo di diritto maltese ha costituito infatti una valida alternativa in un contesto pienamente europeo, dove l'offerta di Malta si è rivelata particolarmente vantaggiosa per coloro che forse avevano delle difficoltà ad approcciare domicili, più conosciuti come ad esempio Lussemburgo e l'Irlanda. Domicili che possano essere più impegnativi sia in termini di masse gestite, sia di costi di costituzione e manutenzione del veicolo di investimento. Malta ha così attratto e continua ad attrarre verso di sé un numero di operatori di medie e piccole dimensioni che trovano sull'isola un ambiente pro business dove questo regime del Professional Investor Fund, il PIF, per l'appunto esclusivo dell'industria locale insieme a quello del Notified Alternative Investment Funds, ha consentito di creare facilmente strutture flessibili in un contesto altamente competitivo e dalle caratteristiche uniche che saranno ora illustrate. Ottimo, grazie, grazie mille Rebecca per questa introduzione. Adesso non mi resta che lasciare la parola a Gabriele Ventura, vice direttore di Le Fonti Legal, per il talk in cui si andranno ad approfondire gli aspetti di questi strumenti insieme a due esperti, l'avvocato Alessandro Corno, partner di MJ Hudson Alma, e Joseph Camilleri, Head Executive Business di BOV Asset Management, e in chiusura anche Simone Meneghini, Head Representative Office Italy di Bank of Valletta. A te, Gabriele. Grazie Alessia e un saluto anche da parte mia ai telespettatori per questo secondo appuntamento di Legal Corner Pillole su Malta. Un saluto anche da parte mia ai nostri ospiti che vi presento e che sono Joseph Camilleri. La Buongiorno e saluto, benvenuto. buongiorno. La saluto, buongiorno, E buongiorno. Alessandro Corno, benvenuto anche a lei. Buongiorno. Buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Ecco, oggi parliamo di PIF. E, avvocato, io comincio da lei e le chiedo quali sono le caratteristiche di un PIF. Prego. Volentieri. Poi ovviamente ci possiamo stare molto tempo sulle caratteristiche del PIF, ma in un'ottica ovviamente italiana, io sono avvocato italiano,
In grande sintesi, che cosa si può dire del PIF? PIF rappresenta, io poi mi occupo di fondi da una ventina d'anni, quindi in realtà mi occupo di Professional Investor Fund da molto tempo, perché non è sicuramente una struttura recente, non è una di quelle strutture per capirci che è in qualche modo stata introdotta insieme alla direttiva IFD. Anzi, dal mio punto di vista e per i miei ricordi di, diciamo, inizio millennio, si tratta di una struttura con cui Malta ha fatto anche una scelta coraggiosa, una scelta di istituzionalizzarsi. Malta aveva, e in parte ancora oggi, un background, diciamo, anglosassone di common law, e quindi un mondo dove i fondi si fanno sostanzialmente senza particolari autorizzazioni. Invece, proprio in quel periodo lì Malta decise di istituzionalizzarsi e darsi un tipo di fondo sostanzialmente con una regolamentazione comunque flessibile e friendly per gli investitori, ma comunque soggetto a autorizzazione e vigilanza da parte dell'autorità. Oggi abbiamo la direttiva, abbiamo un'impalcatura molto diversa, più dinamica, più europea. Però ci dimentichiamo che Malta in quello ha fatto una scelta più simile a quella che era la scelta continentale dell'epoca e un po' meno simile ai paesi di common law. E questo l'ha reso, non da ieri, un prodotto estremamente interessante per progetti che hanno magari una base di investitori meno ampia, progetti più tailor-made, ma che vogliono comunque beneficiare di un ambiente finanziario vigilato e istituzionale. Fatta questa premessa, che cos'è sostanzialmente? È un fondo che oggi noi chiameremmo cosiddetto sottosoglia, cioè che non entra dentro il perimetro della direttiva, quindi anche da un punto di vista delle dimensioni deve essere limitato. 100 milioni nel caso in cui faccia ricorso alla leva, 500 se non fa ricorso alla leva, che ha comunque tutta la documentazione che deve essere presentata all'MFSI, che comunque poi la prova in tempi brevi, che non richiede necessariamente di avere un gestore pienamente autorizzato ai sensi della direttiva, quindi non serve un IFM, può essere gestito, addirittura autogestito, quindi uno può avere il proprio investment committee, e tra l'altro un investment committee che non sta neanche fisicamente a Malta, oppure può decidere di avere un gestore esterno che, sensi della direttiva, sarà meramente registrato, che può essere un SGR o una SIM italiana, può essere un soggetto di un altro paese. Molto spesso, per esempio, è un advisory company londinese, UK, magari registrata con l'FSA senza la M davanti, però, come dicevo prima, è comunque nel panorama di vigilanza, non può essere commercializzato a retail, è chiaramente inteso per high net worth individuals, perché c'è un investimento o uno dimostra certe esperienze e certe consistenze patrimoniali, oppure deve investire un elevato ammontare, però da un punto di vista strutturale è ancora più semplice di un fondo maltese soggetto alla direttiva. Per esempio, tra le varie cose, non serve neanche un depositario, lo stesso tecnico, ci può essere semplicemente un soggetto che faccia safekeeping degli asset. Quindi per queste caratteristiche, quando ci sono progetti a base di investitori meno ampia, o come succede ormai negli ultimi 4-5 anni, alcuni investitori istituzionali preferiscono fare prodotti captive in cui poi mettono cose di altri, questo resta ancora una delle strutture più interessanti. Perché? Non gode del passaporto europeo, non può essere commercializzato, deve essere commercializzato one to one, però quando
un'operazione non è manager driven, ma è investor driven, e quindi non c'è un tema di commercializzazione, continua a essere un prodotto estremamente efficiente. Ecco, avvocato, io resto su di lei, le chiedo dal punto di vista legale quali sono i vantaggi di questi fondi. Quelli che derivano in sintesi dalla struttura che abbiamo appena elencato, e cioè avere un sottosoglia che è contemporaneamente molto flessibile anche in tema di diversificazione, molto flessibile, però non è completamente privato, è comunque passato al vaglio dell'autorità e quindi è qualcosa che comunque ha un livello di istituzionalizzazione elevato rispetto a una società privata. Quindi le due cose insieme, i due vantaggi insieme, al mio modo di vedere. Ecco, Camilleri, se appunto vuole aggiungere qualcosa, ricordiamo appunto che i PIF hanno un peso molto importante sui fondi a Malta. Prego. Certo, no, grazie. In effetti, una formula nuova, oppure una formula vincente, anzi, mi scuso, si mantiene. Questi professional investor funds sono nati nel 2000. In effetti erano i veicoli, o la normativa era il mezzo tramite il quale Malta ha internazionalizzato il settore dei fondi. Grazie a questa normativa dei Professional Investor Funds abbiamo visto i primi gestori internazionali che guardavano Malta quale giurisdizione alternativa ad altre piazze che erano più conosciute. Tutto questo è nato ben prima dell'adesione di Malta nell'UE e ovviamente ben prima anche dell'avvento dell'AIFMD stessa. In effetti, eventualmente Malta è entrata nell'UE, ma una direttiva comunitaria equivalente alla UCITS, che ovviamente regola il settore retail, è una normativa unitaria per tutta la comunità europea per il settore alternativo, è arrivata molto più tardi, nel 2014, questo avvento degli AIFMD, come dicevamo. Lì Malta doveva fare una scelta o di trasformare o sostituire il vecchio col nuovo, e dire tutti i fondi che sono alternativi dovranno aderire alla normativa nuova, oppure mantenere la normativa vecchia per quei soggetti che sono sotto soglia e per quelli che hanno una struttura ben più ampia, perché le loro esigenze sono diverse, come dire, dovranno ovviamente aderire alla direttiva nuova. Questa era una decisione, secondo me, molto saggia. In effetti, circa il 60%, 70% dei fondi che sono stati costituiti a Malta sono proprio professional investor funds. E i vantaggi che l'avvocato Corno ha raccontato veramente rispecchiano la situazione reale. In effetti, abbiamo visto parecchi soggetti, anche persone fisiche, che avevano tutta la conoscenza per quanto riguardava la gestione di una strategia particolare. Non avevano alle spalle una struttura societaria o non avevano il peso finanziario per poter strutturare un SGR proprio a loro, e per tal motivo hanno strutturato dei professional investor funds per un nucleo di investitori che conoscevano già e che si affidavano a loro per decisioni di investimento. E perciò è stato un veicolo che ha permesso a molti soggetti professionisti di poter strutturare in una struttura molto snella dei fondi comuni di investimento, dove non si può fare il marketing attivo, perché, come si diceva prima, qua si tratta di professional investor funds che sono al di fuori della direttiva AIFMD, perciò c'è il private placement regime che regola come possono essere distribuiti, come fare raccolta per questi fondi. Certo. E abbiamo attirato parecchi soggetti internazionali. Anche per esempio dall'Italia, oltre ai soggetti fisici, abbiamo visto anche società come SGR di consulenza,
oppure sim di gestione, sim di consulenza, che hanno scelto di strutturare professional investor funds autogestiti a Malta con delega verso di loro, che sono soggetti regolati, ma non SGR perché si tratta di sim, e gestiscono il day to day loro stessi per quanto riguarda la gestione del portafoglio. Ovviamente costituendone un investment committee che deve rispettare alcune regole dettate dal regolatore maltese, perciò dovranno riunirsi a Malta almeno 4 volte all'anno, stabilire i parametri di investimento proprio su questo comitato che viene verbalizzato tutto e mantenuto nell'ufficio di residenza della SICAV, cioè a Sì. Malta. E questo ha dato, secondo me, una possibilità a soggetti non proprio grandissimi di poter entrare nel settore dei fondi, che in un primo momento forse gli è stato negato sul contesto comunitario, in quanto questi erano più attirati verso zone offshore, che ne so, come Cayman Sì. piuttosto che British Virgin Islands. Con il Professional Investor Fund abbiamo, secondo me, coniugato due concetti. Il concetto di flessibilità che si trova in centri offshore, come dicevo prima, come Cayman piuttosto che BVI, piuttosto che Channel Islands, comunque in un contesto comunitario regolato dall'MFSA con un organo di vigilanza direi molto robusto per quanto Bene, bene. riguarda. Abbiamo visto appunto dei vantaggi molto importanti. Avvocato, io arrivo da lei e le chiedo quali sono gli ulteriori vantaggi, secondo lei, che appunto riguardano un PIF. Allora, riprendo alcune cose che sta dicendo Joseph, perché secondo me erano quelle che da un punto di vista dell'avvocato che deve consigliare clienti italiani poi possono essere valorizzate. Allora, il primo punto di forza è che qualcuno che è un investitore molto sofisticato, sia una persona fisica che un ente, io aggiungerei a quella lista anche, che ne so, anche alcuni fondi di pensione o casi di previdenza italiani, possono farsi una struttura che è onshore, vigilata, ma che è attiva, quindi se la sentono tagliata addosso. Quindi se poi vogliono partecipare a iniziative di altri, magari sono altri tipi di fondi, compreso altri tipi di fondi maltesi. Ma se vogliono fare una cosa captive possono farsela. Infatti, io ricordo bene in quegli anni lì, come dicevo prima, ho iniziato una ventina di anni fa, quindi proprio mentre partivano anche i professional investment fund, Ecco, vero. i primi che usarono i professional investment fund erano proprio soggetti anglosassoni che invece di usare le Isole della Manica, no? Jersey e Guernsey, che all'epoca erano blacklisted, facevano un passo verso l'istituzionalizzazione e le portavano a Malta. Anche grandi realtà, cioè quindi anche banche molto importanti, erano suite di fondi molto importanti a Malta. E oggi, nonostante ci sia la direttiva e quindi il vantaggio della commercializzazione, però il professional fa con la sua flessibilità, la possibilità di essere autogestita. Per chi vuole qualcosa costruito intorno a sé come investitore, continua a essere la struttura, a mio avviso, più adatta. Bene, Se posso Camilleri, abbiamo aggiungere, due scusami. minuti, esatto, abbiamo 2 minuti, se vuole concludere, Sì. prego. Aggiungerei solamente che questi professional investor funds, in effetti, dal mondo anglosassone di cui parlava prima l'avvocato, ne abbiamo visto parecchi gestori londinesi che gestivano fondi offshore presso Cayman piuttosto che BVI, piuttosto che Channel Islands, che hanno ridomiciliato i loro fondi a Malta nella struttura di un professional investor fund. Malta gode anche di questa normativa che si chiama Continuation of Companies Regulations, che in effetti facilita la possibilità di avere una struttura, anche un fondo in altri stati, che può de delocalizzarsi su Malta senza perdere
il performance history. In effetti è lo stesso soggetto giuridico che prosegue con la propria vita, cambiando ovviamente l'indirizzo della società, che in effetti diventa a tutti gli effetti un fondo maltese. E perciò anche questa normativa delle ridomiciliazioni ha avuto un ruolo molto importante nello sviluppo del Professional Investment Fund per vari gestori internazionali. Bene, io vi ringrazio per essere stati con noi, Alessandro Corno, partner MJ Hudson Allman, grazie di nuovo. Grazie a voi ancora per l'invito, arrivederci. Arrivederci, e Joseph Camilleri, Executive Head BOV Asset Management, grazie per essere stato con noi. La ringrazio, grazie tantissimo per l'invito, grazie e buona giornata a tutti. Grazie di nuovo. Ma ci ha raggiunto in studio Simone Meneghini, rappresentante per l'Italia del gruppo Bank of Valletta. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno Gabriele, buongiorno. Ecco Simone, a te l'onere delle considerazioni finali, prego. Bene, grazie innanzitutto di avermi coinvolto in questa fase finale della pillola su Malta. Da parte mia posso dire che la Bank of Valletta ha una presenza fisica, concreta, in Italia. Ce l'ha tramite un ufficio di rappresentanza stabilito qui a Milano, che è deputato, la cui missione principale è proprio quella di far conoscere tramite un'intensa attività promozionale quelli che sono i benefici, le opportunità e i vantaggi che Malta offre come centro internazionale per i servizi finanziari, con uno specifico riferimento ovviamente al settore del fund business, quindi a quelle tematiche che sono state illustrate poco fa. L'ufficio poi ha una valenza, diciamo che particolarmente significativa, cioè quella di essere proprio l'interfaccia ideale, l'interlocutore più idoneo per gli operatori del mercato locale, per poter iniziare a discutere, per approfondire tematiche che utili allo sviluppo del loro progetto, della loro iniziativa lavorativa su Malta, e quindi si pone proprio come un facilitatore per coloro che appunto desiderano cogliere le opportunità offerte dalla giurisdizione maltese. Bene, grazie anche a Simone Meneghini per la sua testimonianza. Grazie mille e buon proseguimento. Grazie ai nostri telespettatori, appuntamento alla prossima puntata di Legal Corner.